L'Assemblea legislativa ha visto come tema centrale l'esondazione del 2 febbraio scorso del fiume Reno alle porte di Bologna, la peggiore dal 66. 350 mm di pioggia in 24 ore, livello del Reno più alto di 81 centimetri dal picco massimo del 2014. 22 milioni di danni in tutta la regione per l'emergenza maltempo, ha detto l'assessore alla Protezione Civile Paolo Gazzolo. Abbiamo fatto il possibile, ma l'argine a Castelmaggiore ha ceduto nonostante i lavori avviati. Duro attacco delle opposizioni, regione colpevole di quanto avvenuto. Noi chiederemo una commissione d'inchiesta per fare ovviamente chiarezza e lo dobbiamo ai cittadini alluvionati, ma poi depositeremo un esposto proprio perché si apra un fascicolo e vengano fatte delle indagini e vengano accertate le responsabilità di un'esondazione di cui ovviamente i cittadini non sono colpevoli.